Cari amiche e cari amici di Salvo 5.0, buon pomeriggio, vi chiedo scusa per il ritardo ma eh, non vi dico tutta la parte logistica per riuscire a fare questa trasmissione perché siamo in un sotterraneo, quindi portare la rete con una, con una velocità adeguata non è stato semplice, più tanti altri problemi ma a voi non interessa. Come vedete siamo qua in tanti, poi vi mostrerò anche la sala veramente strapiena e questa già è una bella cosa. Io per il momento mi fermo, do subito la parola a Federico. Federico, dai tu l'inizio. Do la parola a Federico Musso che vi spiegherà bene quello che succederà, vi presenterà gli ospiti, eccetera, eccetera. Buon lavoro, a dopo. Non troppo vicino perché sennò va bene. Buonasera a tutti, grazie per aver partecipato a questo evento che appunto si chiama Moneta in Rivoluzione. Abbiamo voluto dare questo titolo abbastanza forte e alquanto strano per chi non, non gira nel negli ambiti appunto del, della discussione che sta avvenendo in questi tempi, non solo in Italia, ma direi soprattutto in altri paesi come la Svizzera, sulla moneta debito. Eh, infatti noi crediamo che normalmente il denaro sia semplicemente quello che abbiamo nel portafoglio, però in realtà il denaro è anche altro e, non, e soprattutto noi non conosciamo come viene prodotto, chi lo produce e chi lo gestisce. E quindi l'iniziativa svizzera, oltre a chiarire le idee su questa situazione alquanto bizzarra, ci spiega anche una utile soluzione per rimettere in gioco eh, l'economia e mettere a posto eh, tutto quel pasticcio che è stato creato negli ultimi anni e, e per tornare appunto ad avere una moneta a prova di crisi. E quindi lascio la parola subito a Costantino Demeter, che è il rappresentante del eh, comitato Iniziativa Moneta Intera, che è il comitato referendario che in Svizzera è riuscito a raccogliere più di 100.000 firme a sostegno di questo referendum. A te la parola. Sì. Buonasera a tutti. Allora, io vorrei ringraziare Federico Musso e Teste Libere per aver reso possibile questo evento. Ringrazio chi ama Milano per aver messo a disposizione il locale e naturalmente voi per essere venuti a offrirci il vostro tempo <coughs> e i relatori naturalmente anche. Ehm, niente, noi siamo molto fieri di poter presentare anche in Italia questa importantissima iniziativa e magari di poterci. Darci uno stimolo a vicenda per portare avanti questa importante causa. Um, puoi fare il prossimo? Sì. Allora, um, comincio a farvi una corta genesi e eh, la storia della, della nostra associazione, dell'iniziativa. Um, nel 2008 Hans Rudi Weber, un insegnante pensionato, che oggi è presidente dell'associazione Momo, ha letto il libro Monetere Modernisirum di Josef Huber. Lui è rimasto così coltalmente colpito dal fatto che le banche possono creare denaro che ha deciso di diventare attivo per cambiare questo. Um, lui era già membro dell'associazione INVO, che è Iniziative für natürliche Wirtschaftsordnung, cioè Iniziativa per un ordine economico naturale, um, dove era membro anche Daniel Mayer, un elettrotecnico. Quindi insieme hanno deciso di fare i primi passi per cambiare il sistema monetario. È interessante notare quindi che la, la scintilla iniziale di, di questa iniziativa è partita da un insegnante, da un elettrotecnico, in base a un libro di un sociologo. Comunque chiaramente è una questione molto fondata e sostenuta da anche economisti. Niente, poi nel 2011 hanno fondato l'associazione con già diversi. Um, diversi scienziati, un consiglio scientifico abbiamo creato. C'erano all'inizio appunto il professor Master Mastronardi, Ulrich, il professor Huber e il professor Hablitzel. Nel frattempo, il consiglio scientifico comprende oltre 40 scienziati, tra cui anche Marco Saba e altri economisti rinomati a livello internazionale, come ad esempio Richard Werner e Steve Keen. Tra l'altro anche un premio Nobel di economia, Maurice Allais, proponeva un sistema di emissione di denaro esente da debito. Nel 2013 procedono i preparativi per l'iniziativa Moneta Intera. E dobbiamo renderci conto anche che in Svizzera noi abbiamo dovuto produrre tutto il materiale informativo, il, il sito, il testo dell'iniziativa, le presentazioni, la presenza nei media, tutto in tre lingue perché ormai la Svizzera ha tre, quattro lingue ufficiali, la quarta è un po' più, meno, meno ampia. E in giugno 2014 abbiamo avviato la raccolta delle firme e in dicembre 2015 siamo riusciti a consegnare 110.000 firme alla Cancelleria federale e quindi nel, presumibilmente nel 2017-2018 si andrà in votazione. Ehm. Io personalmente mi sono aggregato tre anni fa, dopo essermi interessato per alcuni anni dalla questione monetaria. Quando mi sono reso conto delle profonde implicazioni del, del sistema monetario sul benessere di tutta la popolazione e anche dell'ambiente e della natura, ho deciso di diventare attivo anch'io. Cercando economisti alternativi, tra virgolette, ho scoperto l'associazione Modernizzazione Monetaria. E mi sono aggregato. Um, allora, solo velocemente voglio spiegarle come funziona l'iniziativa popolare in Svizzera. Um, noi abbiamo ci sono due strumenti di de democrazia diretta che abbiamo. noi Uno è il, il referendum, l'altro è l'iniziativa popolare. Il referendum praticamente è l'opposizione a una nuova legge proposta dal governo. E per questa ci vogliono 50.000 firme entro 100 giorni, quindi è più difficile. E, comunque eh, l'iniziativa popolare invece ci vogliono 100.000 firme e si hanno tempo 18 mesi, un anno e mezzo. Mm. E, insomma, 100.000 firme può sembrare poco, però in, in, è, è comunque... Abbastanza, in Svizzera è una cifra perché è uno, uno su 50 di tutti gli aventi diritti di voto. Quindi 1 su 50 hanno già firmato un'iniziativa. Non vuol dire che voteranno tutti di sì, però comunque approvano che si vada in votazione e che si apra perlomeno un dibattito su, su questa causa. <coughs> Bene, allora nel 2012 il professor Richard Werner ha fatto un'inchiesta un sondaggio e ha chiesto chi crea e mette in circolazione il denaro. L'84% degli intervistati credevano che fosse la banca centrale, la banca nazionale, oppure il governo a mettere in circolazione il denaro e a decidere chi lo riceve. Invece la domanda approvereste un sistema nel quale la maggior parte del denaro viene creato e messo in circolazione da imprese private, da scopo di lucro e non da organi statali? Il 90% degli intervistati hanno risposto no, non lo vogliamo. Quindi in fondo c'è una grossissima approvazione già nella popolazione perché in fondo l'iniziativa vuole raggiungere ciò che la maggioranza della gente crede sia già oggi realtà, no. cioè che sia la banca centrale ad emettere il denaro. <coughs> e proprio per questo motivo è essenziale che... I, I cittadini comprendano come funziona il sistema attuale, per, perché per comprendere l'iniziativa dobbiamo prima comprendere il sistema attuale. Allora andiamo a vedere. Uh, no, puoi tornare indietro un attimo. Ah, no, no, è ok, ok, scusa. Allora, come viene creato il denaro? Spesso sentiamo parlare di riserva frazionaria. Eh, in realtà ci sono due tipi di riserva frazionaria. Questo che vedete qui appunto è il modello che viene rappresentato nel libro di testo che è sbagliato. E questo, equivale, questo modello equivale praticamente ai banchieri che prestano parte dell'oro che hanno in cassaforte. E a questo se il cliente ne è cosciente, e è d'accordo e riceve parte dei prestiti, non ci sarebbe niente da obiettare in fondo, a parte sì, si può discutere sulla questione dell'interesse, ma sarebbe legittimo. Invece il secondo modo corrisponde invece ai banchieri che emettono banconote per un multiplo dell'oro che hanno in cassaforte. Praticamente sono delle ricevute per oro che non possiedono. Spacciano le banconote per oro. Mentre oggi le banche praticamente spacciano la moneta scritturale privata per moneta scritturale statale. Cioè quel, quel denaro che noi abbiamo sui conti, voi pensate che sono euro? Invece non dovrebbero essere chiamati euro, dovrebbe essere chiamato eh, tallero del Banco di Roma, per esempio. Invece li, li fanno passare per euro. <coughs> Puoi andare avanti? Ecco, ancora. Ecco, allora qui, qui vediamo rappresentato quel modello di riserva frazionaria che è sbagliato ed è sbagliato doppiamente. No, non è solo che non, non corrisponde alla realtà, ma il modello stesso non rappresenta alcuna creazione di denaro, perché l'unica cosa che aumentano sono i, i, i depositi a risparmio. Ma i depositi a risparmio non sono denaro, i depositi a risparmio esplicitamente è denaro al momento... Non disponibile per il cliente. Il cliente li presta alla banca per investire e riceve un interesse in compenso. Invece vediamo che M1, che M1 è il denaro che è in circolazione, diminuisce sempre di più fino ad arrivare praticamente a zero. Alla fine tutto il denaro è tenuto come, come eh, riserva minima obbligatoria e non c'è più denaro in circolazione, quindi questo modello è completamente sbagliato. <coughs> ecco e qui abbiamo solo un paio di citazioni che evidenziano questo. Allora, eh, per esempio, Positive Money nel loro video Banking 101 So the multiplier model that is still taught in many un universities implies that this rep rep repeated process of a bank taking money from a customer, putting a little bit into a reserve and then lending out the rest can create money out of nothing, because the same money is double-counted every time it is relent. Quindi il denaro viene semplicemente contato due volte, ma non, 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 non si ha alcuna creazione di denaro in quel modello. Josef Huber invece scrive: ma un tale modello di concessione iterativa di crediti, cioè ripetuta, con un importo di denaro costante, di principio non è un modello di creazione di denaro, ma appunto un modello di concessione di crediti, un modello di circolazione del denaro nell'economia creditizia. Cioè, ehm, per, per spiegare, diciamo, bisogna tener conto che il denaro quando circola, cioè se io spendo mille euro, eh, colui che riceve questi mille euro li spenderà a sua volta e così via. Quindi con mille euro abbiamo acquistato beni o servizi per tanti migliaia di euro. La stessa cosa può accadere con, con un prestito. Se io al posto di spendere quei mille euro li presto a qualcuno e questo li spenderà e il prossimo può ancora prestarli a qualcuno. Quindi anche lì alla fine abbiamo tanti migliaia di euro di debito mm. con lo stesso mille euro perché sono, sono girati però non si è creato alcun denaro e la stessa cosa è quello che vogliono farci credere che è la creazione di denaro in questo modello che, che non è corretto <coughs> e questo invece è come effettivamente le banche creano denaro <coughs> se noi abbiamo mille euro in Possono essere o contanti oppure già nel, nei conti che le banche tengono presso la banca centrale, no? quindi è, fanno parte della riserva minima obbligatoria e le banche da quel momento possono creare 10.000 euro istantaneamente. Non c'è bisogno di fare tutto questo ciclo di, di tante, tante volte concessione di crediti per arrivare a questo. Addirittura possono creare prima 10.000 euro e dopo... Procurarsi la riserva minima obbligatoria. <coughs> e qui vediamo che in, in Svizzera la riserva minima obbligatoria è del 2,5%, nella zona euro è 1% e ci sono addirittura paesi dove è 0%, non, non c'è riserva minima obbligatoria. Quindi, ehm, anche se an 1 o 2,5% è, è comunque pochissimo, però 0% è proprio, no, lì non c'è alcun limite più. No? Puoi andare avanti ancora uno? Ah. Eh, sì, beh, anche con, con un 2,5% possono crearlo dell'aria fritta, ah, proprio perché se lo, se lo procurano sempre dopo, no? cioè, in, in Svizzera il, il 20 di ogni mese le banche fanno i conti con la Banca Nazionale guardano quanti crediti hanno emesso e in base a questo si fanno prestare la riserva minima obbligatoria se la fanno prestare quindi pagano un, su quei 2,5% pagano un piccolissimo percentuale ancora no? quindi veramente la, la frazione è una frazione quello che le banche pagano rispetto a quello che possono concedere poi è un prodotto, no? che ti costa eh, scusate per intervenire il pubblico dovete aspettare che lui vi rivolga il microfono contro, se no a casa non sentono niente. Va bene? Abbiate pazienza. No, no, parlate però, eh, senti, quando qualcuno interviene puntagli il fucile in faccia. Ok. Vai. Dopo ci sarà tempo per... Sono, sono spiaccicate le immagini. Questo dovrebbe essere un cerchio, però... Vabbè... Ehm, eh, per allora... La... Eh. Eh, pu puoi tornare indietro uno ancora? Ecco qua, vedete rappresentato in, in maniera grafica. Questo è quel modello fittizio che non corrisponde alla realtà. Dove vediamo che qui M1 da, eh, pian pianino diventa tutto M0 e quello che aumenta sono sem semplicemente i conti a risparmio. Mm? E, e, e comunque anche questo è limitato da, da questa riserva minima. La prossima invece questo è come succede in realtà. Qui abbiamo la riserva minima obbligatoria, eh, che può espandersi o contrarsi, M1 e M2. E questi si espandono in continuazione. A, a, appunto, come dicevo prima, anche M1 può aumentare prima e dopo le banche vanno a prendersi la riserva minima obbligatoria. Quindi non c'è praticamente limite a, a, a quanto denaro le banche possono creare. Bene, vediamo le cifre ufficiali. In Svizzera dal 2003 al, 2014, al 2012 la massa monetaria M1 ammontava a 340 miliardi di franchi. Dalla Banca Nazionale Svizzera sono arrivati 40 miliardi, mentre le altre banche hanno creato 300 miliardi come moneta scritturale sui nostri conti. Oggi la massa monetaria in Svizzera consiste di 570 miliardi, dei quali 75 arrivano dalla Banca Nazionale. E quindi vedete che già adesso, prima la, la media era di 340 fino al 2012, adesso siamo già a 570. Cioè è aumentata di tantissimo e invece il, il, il PIL è aumentato solo di poco quindi c'è stata un'inflazione o un'inflazione dei di beni patrimoniali da qualche modo, perché c'è troppo denaro in circolazione che di solito questo denaro appunto finisce nella, nel, nel mercato finanziario, non, non arriva all'economia reale. Allora, vediamo un paio di citazioni solo per vedere che insomma, questa cosa è provata anche dalle banche centrali, purtroppo non sempre. Allora, la Banca Nazionale Svizzera scrive, le banche creano denaro tramite l'erogazione di crediti. Quando una banca concede un credito, essa scrive il rispettivo importo sul conto del cliente come deposito. Tutto qui. No. E ora, purtroppo la Banca Nazionale eh, <coughs> l'anno scorso ha fatto un passo indietro. E al, alla presentazione anche di Economics, che Economics è, una, è un, un ramo della Banca Nazionale che produce anche testi didattici. Quindi è importante quello che loro comunicano. E invece quest'anno, l'anno scorso, scusate, hanno di nuovo, sono di nuovo tornati indietro e a rappresentare le banche come ehm, intermediari. intermediari del denaro, che invece non sono. La Deutsche Bundesbank ci scrive, con il denaro creato da loro stesse, le banche acquistano anche azioni, immobili e carte valori. Le persone comuni, prima di poter spendere il denaro, devono guadagnarselo e prenderlo in prestito. Questo è anche un, un, un testo didattico della Deutsche Bundesbank, che sono già un po' più avanzati, un po' più coraggiosi che la Banca Nazionale Svizzera. Noi siamo comunque in contatto con la Banca Nazionale Svizzera per tentare di ehm, fargli cambiare questi tetti, testi ehm, scolastici. Um, poi c'è di nuovo la Bank of England whenever a bank make makes a loan it simultaneously creates a matching deposit in the borrower's bank account thereby creating new money <coughs> quindi ogni volta che una banca concede un credito simultaneamente crea un deposito equivalente sul conto del debitore creando così nuovo denaro eh, torno indietro di una ancora. Ecco qua anche la Bank of England ci, ci dice che eh, quello che è scritto in molti libri di testo non è corretto. Lo dice persino la Bank of England. No. E anche qui scrive di nuovo che non, non sono, <coughs> non sono i, i depositi che creano i crediti, ma sono i crediti che creano i depositi. Cioè prima c'è il credito e dopo questo arriva ad essere un deposito. Qui c'è una citazione di Robert Anderson, che era il segretario del Tesoro sotto Eisenhower, che dice la stessa cosa solo per mostrarvi che non è nemmeno una cosa tanto nuova, ma già nel 59, addirittura anche secoli prima, c'erano politici e, e personaggi eh, importanti che, che spiegavano come, come che il sistema funziona così. <coughs> Bene, allora eh, io vi spiegherò un po' gli svantaggi del sistema attuale. Dopo Sergio Morandi vi spiegherà invece i vantaggi di un sistema di moneta intera, di emissione di denaro senza debito. Allora, è complicato e incomprensibile. Quasi nessuno capisce l'odierno sistema monetario. I professionisti della finanza sfruttano questa situazione. No? Forse anche voi avete già avuto l'esperienza che volete parlare con qualcuno di, di, di economia e vi dicono non, non ci capisco. L lasciamolo fare agli esperti, questo no? È chiaramente. <ride> e questo è, è, è un problema. E noi. Eh, spesso noi dell'iniziativa, anche sentiamo dire che l'iniziativa sia complicata. E io ribadisco sempre invece no. È il sistema attuale che è complicato, solo che appunto per capire l'iniziativa dobbiamo prima spiegare il, il sistema attuale. E in un sistema democratico nel quale il denaro ha un ruolo così centrale è essenziale che i cittadini comprendano il sistema monetario. Abbiamo no, torno indietro eh, costrizione di debito. Non esistono averi senza debitori. E non è possibile uno sdebitamento senza riduzione dei patrimoni. Questo potrà sembrare assurdo, ma è così, perché tutto il denaro è debito. <coughs> Siccome oggi il denaro viene creato quasi esclusivamente tramite, credi, tramite crediti bancari, ci sono debiti ed averi nella stessa quantità. Tutto il denaro che utilizziamo è in realtà una rivendicazione di crediti. Ma questo non sta scritto sulle banconote o sugli estratti conto. Pensiamo che il denaro esista di per sé, ma questo è sbagliato. Per ogni avere c'è un debitore. Se voi avete 100 euro nel portafoglio oppure su un conto, c'è qualcun altro che ha quei 100 euro come debito. Altrimenti non esisterebbero quei 100, 100 euro, non sarebbero nemmeno in circolazione. <coughs> Perciò i debiti restano sempre necessari. Anche se non sono sensati, perché se tutti i debiti venissero estinti non ci sarebbe più denaro in circolazione, per cui l'economia crollerebbe. Per cui quando i politici vengono a dirci dobbiamo ridurre il debito, eh, questo, no, in questo sistema non può funzionare. Anche lo Stato deve essere per forza indebitato perché ci sia sufficiente denaro in circolazione. È una situazione assurda, ma purtroppo è veramente così. Perciò anche o, il debitamento statale oggi è solo possibile se privati o imprese si indebitano ancora di più, oppure se vengono ridotti i patrimoni finanziari. Sono, solo in questi due modi possiamo ridurre i debiti, non altrimenti. un <coughs> eh, gigantesco spreco di imposte. Il nuovo denaro creato, essendo stato, essendo stato messo in circolazione tramite crediti bancari non è a disposizione per la spesa pubblica e per i cittadini. Questi perdono in Svizzera fino a 300 miliardi, oltre che annualmente da 5 a 10 miliardi di denaro supplementare. Quindi sono somme enormi. Pensate quanto, quanto corrisponde a questo in Italia o in altri paesi più grandi. La Svizzera è piccola. Sono <coughs> Quindi, appunto, è un grave, un grave spreco di, del bene pubblico ed è in contraddizione con i criteri statali di parsimonia. Vai avanti. La creazione di moneta da, da parte delle banche private causa insicurezza. Abbiamo disordine. La Banca Nazionale non può quasi regolare la massa monetaria, solamente le banche decidono quanto denaro è in circolazione tramite l'emissione di crediti. La Banca Nazionale non può regolare direttamente la massa monetaria, ma cerca invece di influirne con i tassi di interesse di riferimento. Ciò non funziona bene, perché il tasso di interesse è solo uno dei fattori de determinanti la decisione di credito. Solitamente le banche producono troppo denaro, il che porta ad inflazione o bolle finanziarie. Come dicevo già prima, in Svizzera la massa monetaria dal, dal 1990 al 2012 è aumentata annualmente del 7,8%, malgrado l'economia fosse cresciuta solo di 1,4%, senza nemmeno calcolare l'inflazione, quindi è ancora peggio in realtà. <coughs> Bolle finanziarie. L'eccessiva massa monetaria gonfia i mercati sp finanziari speculativi. Immobili, azioni, acquisizioni di imprese, eccetera fluisce più nuova moneta nei mercati finanziari speculativi piuttosto che nell'economia reale. Questo lo vediamo anche adesso, che le, abbiamo addirittura degli interessi sotto zero in, in alcuni paesi e lo stesso le banche non concedono crediti all'economia, l'economia stenta a riprendersi perché le banche investono questi soldi, finiscono nel mercato finanziario dove causano eh, un'inflazione di beni patrimoniali. Che ne, le, ne risentiamo anche noi di questi, perché aumentano i prezzi degli immobili e poi quando scoppiano le bolle dobbiamo intervenire noi, o lo Stato, a salvare le povere banche. Principalmente sono persone di imprese ricche che ricevono crediti bancari e anche, que, anche questo solo quando acquistano beni finanziari e patrimoniali, pa patrimoniali necessari come garanzia di credito. Questo è un grosso problema per tutte le banche centrali. Quando queste abbassano il tasso di interesse di riferimento e le banche perciò possono cedere più crediti, solo poco di questo denaro arriva appunto all'economia reale. Al posto di invigorire l'economia e di diminuire il numero di disoccupati, vengono nutrite le bolle finanziarie. Abbiamo i cicli congiunturali. La massa monetaria oggi è costantemente instabile e si rischiano crisi finanziarie. Durante boom economici le banche concedono troppi crediti, mentre durante recessioni stentano a concedere crediti, amplificando in questo modo i cicli congiunturali. Con un'eccessiva cessione di crediti e lo o lo sbando di risparmi, la massa monetaria esplode e ne susseguono crisi finanziarie ed inflazione. Con un'eccessiva estinzione di crediti o con risparmi, i soldi con potere d'acquisto scompare e ne risultano recessione e deflazione. Siccome le banche centrali non riescono quasi a regolare la massa monetaria, l'economia mondiale oscilla in modo maniaco-depressivo tra bolle speculative e recessioni. In molti paesi della zona euro, prima del 2008, in pochi anni si raddoppiarono i prezzi immobiliari. Poi scoppiò la bolla ed in molti paesi si creò una disoccupazione giovanile superiore al 50%. Sin dalla crisi economica mondiale degli anni 30, gli Stati provano ad equilibrare le oscillazioni della massa monetaria tramite una politica congiunturale, il che ha spinto molti Stati in eccessivo indebitamento. Abbiamo una pressione di crescita oggi. Cioè, questo è interessante perché anche i problemi ecologici che abbiamo mh, ehm, sono legati al, al sistema monetario, perché noi oggi siamo costretti a crescere sempre, costantemente, solo per, tenere, per mantenere questo sistema, anche se non ne abbiamo bisogno. No? È proprio una, una questione inerente al sistema. L'eccessiva produzione di denaro costringe l'economia a crescere costantemente. Vengono prodotti sempre più beni a scapito dell'ambiente e della collettività. Il ciclo monetario parte dalle imprese, ciò porta ad un'economia un orientata verso l'offerta a scapito dell'ambiente. L'eccessiva produzione di moneta genera un'ulteriore pressione alla crescita. Oggi il denaro per il consumo è disponibile solo quando imprese contraggono crediti e producono oltre che attraverso i crediti di privati e quelli statali. Affinché le imprese ricevano crediti, devono rendersi dipendenti da investitori che hanno aspettative di reddito e incitano quindi ad una costante crescita dell'economia, il che non è possibile in un mondo finito. Siccome le banche incrementarono in Svizzera annualmente la massa monetaria di circa 8%, si creò una costante sovrappressione dell'economia. Sin dai tempi della prima industrializzazione, l'emissione di moneta tramite i crediti bancari portò alla dipendenza delle imprese verso gli investitori e ad alte aspettative di reddito, e quindi a una costante pressione di crescita. Nel nostro sistema monetario, un'economia che non cresce è instabile. Siamo condannati alla crescita, ma la natura è limitata. Questa è una causa fondamentale della crisi ecologica. Non sarà possibile avere un'economia sostenibile con questo sistema monetario. Eh, i, i, il professor Joseph Huber nel suo libro descrive la questione molto bene, trovo. Lui dice, la moneta intera non è tutto, ma senza moneta intera tutto è niente. Ciò vuol dire... Oltre a un'emissione di, di denaro esente da debito, ci vorranno ancora altri provvedimenti. Però questi provvedimenti, se noi li prendiamo senza una, una moneta emessa esente da debito, serviranno a poco. Solo con un tipo di moneta intera, questi provvedimenti potranno veramente essere efficaci. Ridistribuzione. Già, solo la messa a disposizione del denaro necessario all'economia porta a redditi di capitale, esenti da prestazioni, di miliardi e ad una crescita costante del patrimonio monetario. Con un supposto in interesse del 2% e mediamente 340 miliardi di massa monetaria, i cittadini vengono addebitati annualmente di 7 miliardi di franchi. Questi interessi fluiscono principalmente verso i patrimoni monetari già esistenti. Ed amplificano il divario tra poveri e ricchi. In un sistema monetario basato sul debito. Un sistema monetario basato sul debito porta ad una costante ridistribuzione dal basso verso l'alto. Favorisce la produzione di prodotti economici, la concentrazione di aziende e quindi l'esportazione di posti di lavoro in paesi con costi di produzione più bassi e condizioni meno restrittive. Questo perché denaro emesso sotto forma di debito, da un lato causa il rincaro di beni e servizi dovuto al maggiore costo del capitale. E qui ci sono stati fatti diversi studi che hanno analizzato la parte dell'interesse sul prezzo di vendita dei prodotti e sono arrivati a seconda del prodotto al, dal, al 30% da, a, fino all'80%. Mm. Vuol dire che in media noi paghiamo il doppio di quello che in effetti dovremmo, cioè me metà di quello che paghiamo quando compriamo qualcosa, va esclusivamente a pagare gli interessi che sono stati creati sul capitale. Mm. Oh, oh, perché ogni passo di produzione il produttore deve indebitarsi e naturalmente l'interesse lui lo, lo metterà sul prezzo di vendita alla fine. <coughs> e, quindi, aumentano i prezzi e dall'altro c'è una riduzione del reddito disponibile, poiché su tutto il denaro in circolazione viene pagato interesse. Il consumatore è quindi costretto ad acquistare prodotti economici e spesso di peggiore qualità, incluso anche il cibo, e le imprese sono costrette a produrli. Sono quindi favoreggiate grandi imprese con maggiore possibilità di ridurre i costi di produzione. Ciò crea difficoltà per le piccole e medie imprese che falliscono o vengono acquistate dalle grandi imprese. Abbiamo quindi la perdita di posti di lavoro e la riduzione dei salari nei posti di lavoro esistenti, perciò, ulteriormente meno reddito disponibile ed un'ulteriore pressione alla produzione a basso costo. Infine, per risparmiare i costi, i posti di lavoro vengono esportati. Un circolo vizioso dal quale in questo sistema monetario non potremo uscire. Abbiamo insicurezza. Il nostro denaro elettronico odierno, depositato sui nostri conti correnti, è sempre in pericolo a causa del possibile fallimento di una banca. Il problema consiste nel fatto che chiunque voglia partecipare al traffico dei pagamenti deve necessariamente dare un credito ad una banca, che lo voglia o meno. Se la banca fallisce è possibile che il denaro scompaia. In Svizzera per legge esiste l'associazione di garanzia dei depositi ESI Suisse che garantisce depositi fino a 100.000 franchi, ma ha a disposizione solo 6 miliardi di franchi. Questi confrontati a 870 miliardi di depositi a risparmio. Quindi vediamo che se c'è di nuovo una crisi questa garanzia serve a ben poco <coughs> poi eh, vorrei aggiungere ancora la concorrenza sleale perché oggi innanzitutto le banche sono avvantaggiate rispetto alle altre imprese proprio perché possono creare denaro loro stesse anche per i loro investimenti questo è, non, è, non, è, non è non è leale rispetto alle altre imprese in più le grandi banche sono avvantaggiate rispetto alle, alle piccole banche. Questo perché i, i crediti che le banche concedono quando, quando escono dalla banca vengono poi equilibrati nel, sul mercato interbancario. Quindi ehm, è, è molto favoreggiata una banca grande dalla quale, la quale ha più probabilità che entrano nel denaro che invece una piccola dalla quale piuttosto esce denaro. Quindi le banche grandi sono avvantaggiate rispetto alle banche piccole. E un altro motivo perché sono avvantaggiate è le, tutte le prescrizioni che negli ultimi anni sono state fatte con Basel 1, 2, adesso 3. Sono estremamente complicate e richiedono tanto lavoro. Le, le grandi banche hanno centinaia, migliaia di impiegati che si occupano soltanto di controllare che le banche aderiscono. A, a queste prescrizioni. Le banche piccole non hanno a disposizione tutto questo personale e, e tutto questo denaro da investire per questi controlli. Quindi anche qua vediamo che le piccole banche in questo sistema odierno così complicato sono svantaggiate rispetto a, a quelle grandi. Um, vai avanti. L'ordine monetario è decisivo, appunto, perché determina tutta l'economia finanziaria e l'economia finanziaria determina l'economia reale. E qui vediamo uno schema che non, non rappresenta il flusso di denaro, ma soltanto la, la dinamica no? del, di come l'emissione di denaro va a influenzare anche l'economia reale. E io, raccogliendo firme, ogni tanto facevo l'esempio del sugo al pomodoro. Se noi vogliamo cucinare un sugo al pomodoro, abbiamo bisogno di buoni pomodori. Con dei pomodori scarsi o marci, non potremo mai fare un buon sugo, mh? indipendentemente dalla ricetta che utilizziamo. Quello che stiamo facendo oggi è continu continuamente cambiare la ricetta, però con dei pomodori che... Adesso, non oso dire marci, non abbiamo un denaro marcio, ma insomma, un denaro che non serve veramente al popolo. E quindi... È indifferente I, le, le ricette che adottiamo oggi, con, con un'emissione di moneta come è attualmente eh, si raggiungerà poco, quindi dobbiamo prima cambiare questo. Bene, vi ringrazio, passo la parola a Sergio Morandi che vi spiegherà i vantaggi. No. Beh, <ride> <ride> Grazie Constantin. Uh, io sono uh, arrivato nell'ambito dell'iniziativa da poco, quindi mi sto, ancora, uh, sto cercando di capire ancora un po' di cose e la cosa è abbastanza ironica considerato che vengo dal mondo finanziario e tutte queste nozioni uh, sono per me piuttosto nuove. Quindi eh, due cose comunque si capiscono subito dall'intervento di Constantin. Eh, una è che è un sistema caotico e sicuramente poco chiaro quello attuale. Due, che questo sistema presenta tanti svantaggi e tante problematiche. Quindi bisogna trovare alla luce della situazione attuale delle soluzioni che siano allo stesso tempo semplici e migliorative rispetto allo stato attuale. E sicuramente questa iniziativa rappresenta una possibilità concreta di cambiare le cose. Probabilmente non è l'unica, ma è anche un modo per cercare di eh, migliorare la conoscenza presso le persone che sono rimaste piuttosto distanti da questo tipo di problematiche. Quindi direi di eh, detto questo, direi di passare a vedere quali sono potenzialmente i vantaggi di una tale riforma, eh, partendo da alcuni cenni di carattere storico. Eh, come si vede da questa slide, eh, in passato, e parliamo del, di due secoli fa, la, mh, il, la, 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 il potere di emettere eh, moneta. Era soltanto in capo allo Stato. Eh, le banche hanno sempre cercato, le banche private, di eh, cercare di intromettersi in questo processo e dopo tentativi, alcuni tentativi falliti, ci sono riusciti, probabilmente anche grazie all'avvento dell'età eh, ele dell'era elettronica. Eh, quindi quello che la riforma. Eh, in sostanza ehm, vuole, è tornare al sistema originario in cui soltanto la Banca Nazionale Svizzera sia responsabile per la creazione del denaro. Grazie. Prossima slide. Allora, ehm, quindi quello che, come dicevo, è soltanto la BNS può creare denaro non più le banche private e ehm, la cosa, il punto 3, la cosa più importante, è che questo denaro viene messo in circolazione esente da, da tassi di inter da interesse direttamente o, o alla Confederazione, ai cantoni oppure direttamente ai cittadini. In altre parole, il settore finanziario deve essere messo a disposizione della collettività. Grazie. Ecco, oggi, questo riassumo un po' quello che ha detto eh, Constantin. Oggi vediamo come soltanto l'1 per cento della moneta in circolazione si è rappresentata dal conio, dalle monetine e in questo caso viene messa in circolazione direttamente tramite la spesa pubblica, cioè tramite eh, per il finanziamento della spesa pubblica. Il 9% invece che sono le banconote emesse nel primo caso dalle monete dalla, dall dalla Confederazione, le banconote dalla Banca Nazionale Svizzera e su questi già vengono caricati interessi sul valore nominale. Poi abbiamo il 90%, come diceva Constantin, del denaro, elettroniche, del denaro elettronico, il, che sono gravati ovviamente da interessi e non c'è nessun introito per la collettività, in quanto appunto gli interessi vanno alle banche private. C'è una porzione di denaro elettronico che però è abbastanza marginale e anche in questo caso eh, ci, sono i tassi, ci sono gli interessi su questo, su questo denaro. Quello che si prefigge la, eh, la riforma è che semplicemente, molto semplicemente, tutto il denaro, sia le, monete, le monetine metalliche che le banconote che il denaro elettronico, venga creato dalla Banca Nazionale Svizzera e quindi le banche private non abbiano più questo potere di creare moneta. Come, come dovrebbe avvenire questa, questo passaggio, questa transizione? Un giorno X eh, tutta la moneta ba elettronica bancaria viene convertita in moneta elettronica della BNS, la quale poi si riprende tutti gli impegni assunti dalle banche e eh, le banche continueranno a gestire questi conti. Eh, e anche a concedere prestito, ma le, e questi conti, chiamiamoli conti correnti a tasso di interesse zero, saranno fuori bilancio, cioè segregati, eh, eh, non faranno parte della massa fallimentare in caso di bancarotta della, della banca. E questo è un aspetto importante che non dovremo dimenticare alla luce delle problematiche legate al bail-in, eccetera. Quindi per il cliente... Che va in banca ci sarà una chiara comprensione e distinzione fra conti, fra conti correnti che la banca non potrà toccare e i conti eh, di risparmio sui quali il cliente percepisce un interesse, che invece potranno essere utilizzati dalla banca per fare dei prestiti oggi questa separazione non è chiara. Noi partiamo dal presupposto che quando portiamo i soldi in banca la banca li custodisca fiduciariamente e ce li ritornerà. In realtà, come ha dimostrato qualche, un recente caso del, eh, delle quattro banche italiane, ci si rende conto che forse la situazione non è proprio quella e quindi eh, c'è il pericolo che i propri risparmi vengano persi per una, gestione, eh, una cattiva gestione da parte della banca di questi soldi. Allo stesso tempo, entro 10-20 anni, che sono il periodo in cui i prestiti vengono rimborsati, le banche estinguono i loro credit verso la BNS, per cui diminuisce la massa monetaria. Allo stesso tempo la BNS ripristina questa massa monetaria creando nuova moneta, che però, ricordo, è esente da interessi. Inoltre eh, viene anche gestita la politica monetaria in, ehm, commisurandola alla crescita economica del Paese, quindi si farà, la Banca Centrale dovrà eh, fare delle previsioni macroeconomiche come fa già adesso e dovrà adeguare la creazione di moneta a seconda di quella che sarà la crescita prevista e poi adattarla di volta in volta. Quali sono, i vantaggi, eh, quali sono gli altri vantaggi? Perché i vantaggi sono molteplici. Quindi innanzitutto avremo una sola moneta, non ci sarà la moneta della banca X, della banca Y, ma ci sarà un, la moneta, eh, un'unica moneta garantita dallo Stato. E, è facile introdurla perché non cambierebbe niente dal punto di vista del, del cittadino e del cliente sarebbe il denaro diverrebbe il denaro più sicuro il più sicuro al mondo in quanto come già ribadito eh, questo denaro i cosiddetti conti correnti non entrerebbero a far parte della massa fallimentare delle banche. Ovviamente eh, non potendo più le banche private creare denaro per cercare di lucrare su questa creazione tramite il tasso di interesse si ridurrebbero fortemente e addirittura si potrebbero anche eliminare completamente le famose bolle finanziarie che hanno caratterizzato gli ultimi 15 anni e quindi avere anche allo stesso tempo un'economia reale più stabile rispetto a quella che abbiamo avuto in questi 15 anni come conseguenza delle crisi finanziarie. O ovviamente le lo Stato non dovrebbe più intervenire per salvare le banche che costituisce uno dei grossi problemi ehm, che bisogna affrontare oggi in ambito finanziario. Sì, grazie. Eh, L'altro aspetto è una maggior, una, una, un, un livello di concorrenza più equilibrato, in quanto oggi c'è un soggetto economico, le banche, che sono in grado di... Che hanno una posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri soggetti economici, grazie proprio alla loro capacità di creare eh, denaro e eh, applicare un tasso di interesse. Quindi tutte le banche avrebbero lo stesso eh, le, le, se si troverebbero nella stessa posizione di, tutti gli altri, di tutte le altre imprese. E infine, un aspetto, scusa, non ancora, un, un, un aspetto non marginale, e non ci sarebbe questa continua rincorsa per una crescita sempre maggiore, una crescita sempre maggiore con tutte le implicazioni a livello ambientale. La, quindi la, questa, questo denaro che verrebbe creato andrebbe molto semplicemente, e anche se sembra difficile forse per molti di noi da capire, andrebbe direttamente ai cittadini o tramite lo Stato o nel caso della Svizzera tramite... I cantoni e non gravato da tasso di interesse. Quindi questo rappresenta un aspetto eh, quasi rivoluzionario rispetto alla, al sistema a cui siamo abituati oggi. Il debito pubblico potrebbe essere completamente cancellato e ci sarebbe un risparmio annuale nel caso della Svizzera di 5 miliardi. Tuttavia, la decisione sull'utilizzo della moneta, su che cosa farci con questi soldi, se darli ai cantoni, allo stato, ai cittadini e in che, co che cosa finanziare, spetterebbe al Parlamento e indirettamente anche al popolo. Bene, io vi ringrazio e spero che sia stato chiaro. Passo la parola a te Federico bene grazie mille ai due relatori eh, che ci hanno spiegato appunto come funziona oggi in Svizzera il sistema monetario e come loro propongono di cambiarlo prima di passare all'intervento di Marco Saba che è il presidente dello IASEM eh, è una sigla che sta istituto per gli altri studi sulla sovranità economica e monetaria che ci spiega come più impreciso come funziona nella zona euro perché appunto la Svizzera ha anche la fortuna di diciamocelo pure di non essere legato alla banca centrale europea e quindi di gestire più eh, in, da vicino eh, la, la creazione di moneta e le questioni monetarie e prima di questo appunto mandiamo un breve video di due minuti di positive money positive money un gruppo inglese che sta cercando di eh, avviare una riforma monetaria anche in Inghilterra che riassume cosa ci hanno spiegato i due relatori. What is money? We all use money. We need it to buy things. We work hard to earn it. We save it for retirement or a rainy day. We all rely on money. So why don't we know how money works? Why is there sometimes too much of it, making us believe that the good times will never end? Where did all that money come from? And why is there suddenly not enough money around? Why are people struggling to pay their bills? Where did all that money go? The surprising fact is that most of the money in the UK is created by banks. Like a magician, banks make the money appear, seemingly out of nothing, whenever they make loans. But this money is not what it seems. This money is credit and is temporarily on loan from the banks. We use it as money. We believe that it is money. But because it is credit, at some point in the future, it has to be paid back. And when it is paid back, it disappears. This is not a trick. This is how almost all of our money is created and destroyed. So, how dependable is this bank created money that we all rely on? Well, banks make their profits by charging interest on loans. So, as long as they're confident in the economy, they want to lend as much as possible. More loans and mortgages means that more money is created. And before you know it, house prices go through the roof. But if they make too many loans, the debt burden becomes too large, so people can't afford to pay them back. So then the banks stop lending, and suddenly there's not enough money. Businesses go bust, people lose their jobs, and houses are repossessed. This is what caused the financial crisis. And fundamentally, nothing has changed since then. Money is still conjured up by the banks, and it still disappears when debt is repaid. Until we change this, we'll never have a stable economy, safe jobs, or affordable housing. But it doesn't have to be this way. Positive Money is campaigning to change the way money is created and we need you to get involved. Passo la parola dunque a Marco Sava. Salve, dunque abbiamo visto come è come può essere eh, in Svizzera, come si può intervenire su questo problema con questa iniziativa Moneta Intera. Eh, noi abbiamo cercato di studiare come si può intervenire in Italia, perché evidentemente non c'è questa possibilità di referendum eh, propositivi come c'è in Svizzera, anche se lo Stato appunto, ha la funzione eh, di controllare eh, il credito. Cioè. Di assicurare che sia eh, gestito in modo responsabile, allora la questione, la questione della moneta, cioè la questione ehm, di m, perché questa moneta è emessa a debito, eccetera, cioè tutta questa confusione che c'è sulla questione del denaro bancario nasce dal fatto ehm, che in realtà praticamente non c'è nessuna differenza fra il denaro elettronico che crea la banca centrale e il denaro elettronico che creano le banche commerciali. Non è che la banca centrale ha dei computer speciali con delle tastiere di lusso rispetto ai eh, computer delle banche commerciali. Si tratta semplicemente di definizioni eh, volte diciamo, a confondere eh, la, ment la mentalità del pubblico. In pratica si può dire questo, tutto questo denaro elettronico che viene creato non, non è un corrispettivo del denaro eh, cartaceo o del denaro monetario, tant'è che nella misura DM1 della Banca Centrale Europea trovate eh, monete, eh, banconote e denaro elettronico, cioè i depositi. Quindi il fatto che queste voci siano addizionate una più una più una vuol dire che sono aggregati monetari che non sono corrispondenti l'uno all'altro, altrimenti ci sarebbe solo in M1 tutta la misura del denaro elettronico che co comprenderebbe il corrispettivo di monete e banconote, ma è un denaro diverso. Questo problema è già stato affrontato il secolo scorso quando si trattava di, delle banconote. Le banconote non venivano riconosciute come un denaro autonomo ma come un, un, una rappresentazione dell'oro. In realtà poi si è capito che invece rappresentava una forma di denaro autonoma. Quindi nel caso diciamo dell'euro dell'euro noi abbiamo di nuovo l'euro in monete, eh, l'euro in banconote e l'euro sotto forma di denaro elettronico. Ehm, il denaro elettronico della BCE in realtà non è differente dal denaro elettronico delle banche commerciali. Ma diciamo che gira in un circuito di compensazione che è tra la BCE e le banche commerciali, eh, ma non, è un, non viene direttamente erogato ai cittadini. Questo sì. Cioè, è un denaro elettronico che gira in un circuito particolare diverso dal denaro elettronico che gira in tutto il resto del circuito. In questo senso è differente. Ehm, quindi, che cosa vuol dire? Sostanzialmente, quando la BCE mh, fa le politiche di quantitative easing e introduce altro denaro nel circuito eh, di compensazione interbancario, in realtà non, non lo introduce nel circuito normale che utilizziamo tutti noi ma lo utilizza in un circuito da cui le banche non possono disporne per fare i prestiti. Eh, risultato, Mario Draghi può mettere migliaia di miliardi di euro in quel circuito interbancario e quei soldi non verranno mai messi a disposizione del pubblico sul mercato gen generale del denaro elettronico, perché sono due circuiti separati. Quindi non ha nessun senso fare questo quantitative easing, è semplicemente un modo occulto per ripatrimonializzare le banche senza, senza in realtà ehm, aumentare le possibilità di credito ai clienti delle banche e quindi senza nessuna prospettiva ehm, plausibile di favorire una eh, crescita economica. Questa è la verità. E probabilmente non era neanche questo lo scopo eh, della Banca Centrale Europea. Cioè lo scopo, infatti noi sappiamo che la Troica suggerisce politiche di austerità e, e politiche procicliche. Che non sono volte a salvare i paesi dell'eurozona, ma sono volte a metterli in, in una situazione di ricatto sempre più pesante nei confronti di questi poteri extrademocratici che possono poi decidere, una volta che hanno rovinato un paese, di comprare tutti i, loro, tutti i beni di questo paese per pochi euro, eh, perché tanto ormai c'è la gente <ride> praticamente rovinata. E, e poi c'è questo circuito del debito statale che praticamente però tutte queste cose che sembrano come eh, degli accidenti di natura o delle cose eh, che non sono determinate dall'uomo in realtà sono pianificate a tavolino le crisi, le crisi e anche le bolle sono pianificate a tavolino eh, dal meccanismo di creazione di questo denaro dal nulla quindi arriviamo eh, a questo potere eh, diciamo immenso eh, di creazioni di denaro dal nulla, eh, cerchiamo di capire perché questo potere non è regolato in maniera tecnica, ma è regolato secondo altri principi. Cioè dobbiamo capire che come mai chi ha questo potere non è responsabile non solo eh, davanti ai governi, ma anche davanti alla collettività e, e anche nei rispetti delle normative contabili internazionali. Questo è il punto. La, eh, noi siamo andati avanti sul lavoro che è stato fatto sia da Positive Money e Moneta Intera per andare a indagare se l'attuale modalità eh, di eh, contabilizzazione di questo denaro creato è corretta oppure no. Ebbene, noi abbiamo scoperto questo attraverso un'analisi del bilancio delle banche, parlo delle banche commerciali, abbiamo scoperto che le. La, 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 il modo con cui questo bilancio delle banche viene redatto è eh, come se nella realtà le banche utilizzassero i soldi dei depositi per poter effettuare i prestiti. Questo è lo spirito con cui sono scritti i bilanci, ma nella realtà operativa delle banche giorno per giorno questo non succede assolutamente. Le banche creano praticamente continuamente denaro. Le banche creano denaro quando fanno prestiti, le banche creano denaro quando comprano degli asset, le banche creano denaro quando danno il bonus ai loro manager, le banche creano denaro quando un governo gli fa una mega multa, le banche creano continuamente denaro. Allora qual è il problema? Il problema è che questa creazione continua di denaro non è rappresentata nelle scritture contabili. Quindi la misura a cui facevamo riferimento di denaro creato dal nulla ufficiale, cioè quella contenuta in M1 per quanto riguarda mh, la Banca Centrale Europea, è solo una frazione del denaro elettronico realmente esistente in circolazione. Io eh, eh, ho parlato con un consulente dei servizi segreti italiani che mi ha detto che secondo lui la cifra reale è circa mille volte quella denunciata dalla Banca Centrale Europea, cioè di denaro elettronico realmente in circolazione. Allora, come fa questa massa monetaria a sfuggire dalla conoscenza del pubblico? Semplicemente per un motivo, perché tutte le volte che la banca crea denaro non iscrive nei, eh, nel registro dei flussi cassa, nella prima nota, nel libro giornale, non iscrive questa creazione di questo denaro a suo favore. Cioè la banca, invece di eh, mettere questo denaro che è stato creato dal nulla, questa nuova ricchezza, la nu eh, ricordo che la definizione di reddito, che è quello che poi su cui paghiamo le tasse, la definizione di reddito è novella ricchezza, cioè una nuova ricchezza. Quindi questo, questo denaro creato dalle banche rappresenta, il tipo più perfetto di reddito perché è veramente una nuova ricchezza, una ricchezza che prima non esisteva. Allora, che cosa succede? Siccome la banca non iscrive, eh, non mette nella sua cassa questi soldi prima di disporne per prestarli o per comprare dei beni o per pagare tutto quello che deve pagare, succede che in realtà la banca registra solo un deflusso di cassa, cioè quando la banca investe o presta questi soldi. Eh, fa finta di, 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 eh, di prestare allo scoperto, cioè che cosa fa? È come se partisse da zero e comincia a scrivere meno, 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 Mario Draghi ha comprato il grattacielo della BCE, ha scritto meno 1 miliardo e 300, mili e 300 milioni di euro, ma siccome li ha creati dal nulla non ha scritto prima più 1 miliardo e 300 milioni di euro. Quindi che cosa è successo? Che contabilmente che cosa succede? Che la BCE ha eh, creato da nulla 1 miliardo e 300 milioni, li ha depositati sul conto del, dell'impresa di costruzioni che ha fatto il grattacielo, ha scritto meno 1 miliardo e 300 milioni nella sua cassa e più 1 miliardo e 300 milioni nel conto del, del cliente. In pratica eh, e quindi la BCE cosa ha? A, a coprire questo buco di 1 miliardo e 300 ha il nuovo grattacielo. Contabilmente le due scritture fanno zero. È come se la banca fosse esattamente come prima, però ha un grattacielo in più e nessuno se ne è accorto. Quindi, questo è diciamo, il modo sistematico con cui la creazione di denaro viene occultata nel bilancio. Se la banca poi va a, a creare la, eh, la misura statistica dell'aggregato M1 in realtà queste, queste cifre finiscono per sfuggire perché non sono state registrate al momento della creazione a, a, a in conto alla banca faccio per esempio quando una banca fa un prestito di 100.000 euro e quindi lo, non lo crea prima nel suo conto ma direttamente nel conto del cliente poi nel suo conto me, mette meno e sostanzialmente mette più nel conto del cliente que, que, eh, cosa che cosa succede? che la banca quando poi questi soldi che lei ha creato dal nulla li riceve indietro, cancella il debito che c'era, ora senza contare gli interessi, e va a zero. Però vi dimenticate che in quel momento ha proprio 100.000 euro in più, che prima non esistevano. Questo è il punto. Ora parlando con il debito, è, è, è un raggiro contabile che eh, viola eh, i principi contabili internazionali, sia quelli svizzeri che quelli europei che quelli americani, eh, perché nello, eh, nello, eh, negli IAS IFRS e ne, nello Swiss Gap eh, Ref, che è la normativa svizzera, che, che segue la banca centrale, in pratica, come in tutti i principi contabili, è, eh, è importante rappresentare correttamente la situazione eh, la effettiva eh, economica, finanziaria e patrimoniale. Invece, con questo occultamento di tutta la massa del denaro che la banca crea a suo favore, praticamente eh, non si vede la reale situazione. Cioè, la spiegazione del paradosso, ma perché gli unici che possono creare denaro dal nulla possono andare in fallimento? perché non si registrano a, a loro favore la creazione del denaro che hanno fatto. Quindi in Italia, non invece di seguire questa diciamo, strategia che è stata seguita in Svizzera, che va benissimo, noi possiamo seguire un'altra strategia, che è quella di se sensibilizzare i controllori della contabilità, cioè eh, la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza, cioè tutti quegli organismi che dovrebbero controllare. Se sono state seguite le regole contabili, anche ai fini eh, naturalmente del, del, del fisco, della fiscalità. Cioè, se in Italia ogni anno le banche creano 2000 miliardi di euro e, dovrebbe, e dovessero pagare il 30% di tasse su questi 2000 miliardi, lo Stato potrebbe incassare 600 miliardi ogni anno, 600 miliardi è il bilancio dello Stato. Voi pensate che lo Stato ogni anno si lascia sfuggire una somma pari al bilancio che, ser che gli servirebbe per andare avanti senza bisogno di nessun'altra tassa. Naturalmente, questo può essere una coincidenza, può essere <ride> una, un, un errore che deriva da tradizioni che nei decenni si sono eh, come dire, no? eh, incrostate nel tempo, eccetera, Pu uh, può dipendere da una mancanza di cultura degli organi preposti, perché insomma, quando si tratta di controllare l'evasione di una ditta, si fanno dei controlli incrociati con le ditte con cui la ditta ha avuto rapporto. Però nel caso delle banche non si va mai a fare un rapporto a fare un controllo incrociato tra i flussi di cassa che vengono eh, registrati da una grossa impresa per vedere se tornano con i flussi di cassa registrati dalla banca. Questo controllo incrociato non si fa mai perché perché e ora vi dico la cosa interessante: perché le banche non tengono conto correttamente di questi flussi di cassa. Infatti, usano il metodo: si chiama così il metodo indiretto a saldo. Per eh, redigere, eh, redigere quello che si chiama il reddito finanziario a fine anno. Quindi, che cosa vuol dire? Loro partono dal saldo che si ritrovano in cassa e ricostruiscono eh, il cash flow. Eh, usando questo metodo indiretto eh, vanno a saldare delle operazioni senza far risultare quindi la creazione di denaro. In realtà, quindi, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente nella pratica. Eh, guardate, che i flussi di cassa sono importanti quando andate un'impresa va a chiedere un prestito, la banca deve verificare il merito di credito. Il merito di credito si basa sul fatto di calcolare se il cliente avrà i soldi nel tempo per restituire il prestito che ha chiesto. E questo si verifica guardando i flussi di cassa normalmente degli ultimi tre anni di attività, cioè quanto ha incassato e quanto ha speso l'azienda. Ma la banca, siccome non li tiene bene questi flussi di cassa. E qui c'è una tesi molto importante che è stata pubblicata nel 2014 dal professor Torfason dell'Università di Gothenburg che è una tesi di 330 pagine, proprio sulla questione dei flussi di cassa, dove lui ha fatto un'analisi contabile comparata di 10 banche, del, di grosse banche del nord Europa, dove proprio è andato, a, è andato a, lui è partito, il professore è partito dal fatto che se tu guardi il bilancio di una banca sana che sta bene con quello di una che è appena fallita, tipo Lehman, tu non riesci a vedere la differenza. Perché non riesci a vederlo? Perché in realtà conta la contabilità tenuta senza tener conto dei flussi di cassa di creazione di moneta è fazzulla, cioè non ti dà indicazioni. Ma allora, come fanno le banche fra di loro a prestarsi i soldi visto che non possono valutare il rendiconto dei flussi di cassa degli ultimi tre anni, come invece fanno per qualsiasi altra azienda? Bene, eh, questa inchiesta di questa università svedese ha scoperto che i criteri con cui le banche decidono fra di loro di prestare i soldi sono tre. Uno, il buon nome, due, la reputazione e tre, il giro di amicizie. Questi sono i criteri con cui le banche fra di loro decidono o meno di avere merito di credito, quindi vi rendete conto, cioè come dire, sono dei criteri assolutamente estracontabili uno potrebbe anche dire, la loggia di appartenenza massonica, per dire quarto criterio non dichiarato, e sarebbe la stessa cosa, quindi non c'è una, quindi qui siamo nel mondo dell'empirismo dell cioè nel mondo in cui le banche hanno il potere di creare denaro dal nulla, di darlo a chi vogliono senza doverne rispondere no? senza doverne rispondere, non c'è cioè, se io ho un progetto eh, valido per cui potrei far creare alla banca il denaro che mi serve per un progetto produttivo, perché la cosa importante di quello che ha detto Costantino è che non è che è stato creato troppo denaro in Svizzera, è che quel denaro non è stato usato per la crescita economica, ma per la speculazione finanziaria. Perché se tu crei denaro per la crescita, tu non hai problemi. I problemi ce li hai quando crei denaro per, per andare a giocare al casino. Allora sì, perché stai creando denaro a cui non corrisponde una produzione di beni e servizi che ne, gar che ne garantirebbe la solidità. Quindi, quindi questo, allora, questi, questo potere, questi poteri, cioè il potere di creare del nulla, di darlo a chi, vuole, a chi si vuole, perché appunto un imprenditore a cui viene negato il credito non ha un tribunale a cui rivolgersi dicendo il mio progetto era buono, occupo 30 persone, no? E non ha nessuna possibilità di appello. E fra l'altro no, da, da quello che mi risulta non si può neanche andare all'estero cioè con, loro parlano di liberalizzazione del mercato però tu se sei in Italia non puoi andare a chiedere un prestito al Credit Suisse eh, in Svizzera per fare un'operazione perché c'è <ride> un discorso ben preciso di mh, spartizione del territorio ma come funziona quindi questa torta della creazione di denaro nella realtà che strumenti ha la banca centrale oggi per controllare la creazione di credito da parte delle banche commerciali? Visto che poi questa creazione non risulta dai, dalle scritture contabili. Guardate che se la banca non scrive ogni volta il denaro che crea... Eh, non ti puoi basare sui saldi di fine anno, perché se per esempio un imprenditore ha un castelletto di 30.000 euro, faccio un esempio, che lui rinnova ogni tre mesi, e se tu fai un, un discorso a saldo contabile puoi dire «Vabbè, eh, la banca per questo imprenditore ha creato 30.000 euro perché ha questa linea di credito, ma se l'ha fatta girare quattro volte la banca ha creato 120.000 euro». E queste grandezze sfuggono alla banca centrale perché non c'è una correttezza contabile. Quindi come funziona oggi? Come fa? Com è perché la Grecia a un certo punto fallisce, le banche sono in difficoltà? Eh, in realtà il tasso di sconto non ha niente a che vedere con la creazione del denaro, perché la creazione del denaro eh, per le banche, cioè l'approvvigionamento del denaro, non dipende da qualcuno che lo presta alle banche, ma dal fatto che se lo creano in casa. Quindi qualsiasi sia il tasso non è assolutamente influente. Eh, non, non può servire per regolare la politica monetaria, ormai questo lo ammette anche la Banca d'Inghilterra, quindi non è che sono da solo a dirlo. Allora in che misura la banca centrale può ricattare le banche per eh, quanto riguarda la quantità di creazione di questo denaro? Cioè cosa succede? La banca centrale ha due armi principali di ricatto. Primo, la consegna fisica delle banconote e secondo, l'accesso ai mercati interbancari di compensazione. Cioè, cosa è successo? Vi faccio un esempio. Quando il potere bancario ha voluto fare in modo che il Papa eh, Benedetto XVI, eh, si chiamava Benedetto, no? Mi pare? Sì. <ride> Benedetto XVI ad essere dimissioni ha ordinato alla Deutsche Bank di bloccare il eh, rifornimento dei bancomat in Vaticano e ha chiuso l'accesso dello IOR nei, nei circuiti interbancari per regolare le transazioni. A quel punto il giorno dopo il Papa ha dovuto eh, dare le dimissioni. Per dire, non, lo, non è una cosa com com comunemente conosciuta, ma è proprio lo stesso sistema che eh, la Troica ha usato nei confronti della BCE. Cioè, scusate, nei confronti della Grecia, e eh, cioè, che qual è stato questo sistema? Quello di non consegnare le banconote, cioè, non c'è una scarsità di banconote, come non c'è una scarsità di denaro creato dal nulla. però c'è un problema reale quando si chiede non tanto la, la conversione, ma lo scambio cioè si scambia denaro elettronico per banconote, non c'è una conversione, non è che tu puoi far diventare gli elettroni una banconota e la banconota ritrasformare in elettroni, non funziona, cioè nei flussi de dei computer, è proprio uno scambio. La moneta è una ricchezza sotto tutte le sue forme, vogliamo che questo eh, fatto di essere una moneta legale di fatto diventi un, un, un discorso di diritto e che la banca, eh, non, la banca centrale non può mettere in pericolo la la, la cioè lo scambio non può mettere in pericolo lo scambio di questa moneta elettronica con le banconote, come invece fa per ricattare, e soprattutto la banca centrale non può dichiarare l'insolvenza e il fallimento di una banca, se non dimostra sulla base di quali elementi tecnico-contabili sarebbe fallita una banca che ha potere di creare denaro dal nulla. Cioè, e non solo che questa creazione di denaro non è stata registrata, perché se tu registri la creazione di denaro... Tu ottieni che per esempio Unicredit dovrebbe aggiungere 500 miliardi sul suo bilancio, Monte dei Paschi 25 e se tu aggiungi queste cifre, 25 miliardi nel bilancio di Monte dei Paschi, non diventa più una banca che sta fallendo, ma una banca che ha grandi profitti e così vale per tutto il sistema. È assurdo che una, la banca viene... Quando le, queste quattro banche che hanno fatto fallire in Italia, è semplicemente che eh, sono state fatte fallire perché il tribunale, che ha, il tribunale ha il potere di fare l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza. Cioè il tribunale può dire fammi vedere i libri, fammi capire se questa banca è fallita. La, il tribunale non lo fa perché si fida della Banca d'Italia. Però se voi andate su internet a vedere il, eh, i manuali guida alla vigilanza, che sono i manuali che usano gli ispettori della Banca d'Italia, stranamente noterete che in questi manuali non c'è scritto di controllare i flussi di cassa. Cioè i, i, gli ispettori di Banca Italia non fanno dei controlli contabili eh, su, sul, sulla situazione delle banche. Lo stato di insolvibilità di una banca è impossibile da determinare. Uno di questi ispettori della Banca d'Italia, che, che fa parte del nostro gruppo, Anonimo, lui è anonimo in questo momento, mi ha detto che assolutamente lui sa benissimo che nessuna banca può mai fallire, proprio perché ha questo potere. Quindi che cosa si tratta qua di fare? Di fare in modo, semplicemente, che ognuno faccia il suo dovere, cioè bisogna segnalare all'ordine dei commercialisti che c'è questa irregolarità sulla tenuta dei conti, segnalare agli organi politici che se tutti dobbiamo pagare le tasse in un momento di crisi, forse qualcosa devono pagare anche quelli che creano denaro dal nulla senza contabilizzarlo, cioè dobbiamo far emergere questo, enero, questo denaro in nero che viene creato dalle banche. E, e, quindi, e poi anche i notai, quando comprate una casa... Quando fate il mutuo, il notaio cerca, eh, si assicura sulla catena di titolarità del possesso della casa, va a guardare eh, se è iscritto nel registro no, immobiliare, quel catasto, no, come si chiama. Chiedete che anche il notaio accerti la provenienza lecita di questo denaro, cioè che la banca dimostri da che parte arriva. Cioè, perché dico, se fate un controllo antiriciclaggio, quel denaro non si sa da dove arriva. Cioè voglio dire tutto il denaro elettronico che è in circolazione oggi non ha un proprietario iniziale, mentre le case sì hanno sempre un proprietario iniziale. Il denaro elettronico no, gira tutto in nero, anonimo, non si sa chi è, da dove è partito. E si mischia: cioè quello creato da, eh, dalla, dalla UBS si mischia con quello creato da, da un altro istituto, per cui non puoi mai riusci non riuscire a risalire all'origine. Quindi ci sono dei problemi ne, nella contabilizzazione corretta del denaro, ci sono dei problemi che riguardano l'antiriciclaggio anche, riguardano anche le norme antiterrorismo, riguardano oggi come vengono eh, utilizzati questi strumenti di indagine, cioè l'antiriciclaggio, eh, oggi vengono usati in maniera politica. Cioè, e anche lo strumento del fallimento della banca, anche lì è, è in modo politico. Guardate che mentre normalmente tutti i morti erano buoni, e i vivi sono cattivi. Nel caso dei banchieri, tutti quelli morti erano cattivi e, e noi siamo i buoni. Non so se ci avete fatto caso. Cioè, vi ricordate, questo è un paese che è stato scosso da grandi fallimenti. Sindona, eh, Roberto Calvi. Ma allora quelle banche erano davvero fallite o sono state fatte fallire dalla Banca d'Italia? E se è la Banca d'Italia che ha fatto fallire queste banche, sulla base di quali criteri? L'ha fatto per dei motivi politici? Cioè, eh, voglio dire, qui c'è da riscrivere la storia di questo Paese. Questo è un Paese che, in cui le, gli anni di piombo sono finiti perché è stato firmato il trattato di Maastricht. La prima strage di Piazza Fontana a Milano nel 69 è avvenuta per obbligare lo Stato a vendere i bot sul mercato invece che farsi riscambiare alla pari dalla Banca d'Italia. Non so se lo sapete, cioè, il, fino al 69. Eh, il Tesoro poteva scambiare alla pari i bot con la Banca d'Italia dopo la strage di Piazza Fotela e le ha messe sul mercato ad interesse cioè, quindi te, dietro a questi fatti di terrorismo ci sono, se voi andate a vedere il grafico del terrorismo in Italia trovate dei picchi prima di una riforma a favore delle banche picco di terrorismo, riforma a favore delle banche crollo. poi di nuovo picco, poi riforma, crollo no, proprio prima di Maastricht picco e poi dopo crollo P prima, eh, prima di Piazza Fontana picco e poi nel 70 crollo, zero e, e così via. Cioè c'è un legame. Ora io non voglio dire che saranno delle casualità, però è evidente che è normale che un potere senza controllo mh, viene abusato. Chiunque avesse un potere senza controllo ne abuserebbe. E è una cosa, diciamo, istintiva. Cioè, eh, come dire, se noi non fermiamo i banchieri, quelli non è che domattina si convertono e diventano tutti gesuiti, per dire o oh, qualche altra cosa... Cioè, oh, no, l'ho detto così per vedere se stavate attenti, l'ho detto, l'ho detto, detto per vedere... L'ho detto così, per dire, per dire L'ho detto così. Per dire. Ma eh, quindi eh, loro, cioè... La dinamica di questo fatto che i banchieri si muovono in questo modo sempre più eh, aggressivo nei confronti della società dipende anche dal fatto che, che voi non reagite, cioè nel senso che tutti quei i giornalisti, i politici, cioè eh, c'è una doppia responsabilità, uno può essere sadico ma se non ci sono masochisti farà una vita dura, quindi se ci sono questi sadici che fanno una bella vita vuol dire che c'è un sacco di masochisti un sacco di gente che magari invece di eh, non so, prendere eh, cioè, eh, cercare di rivoltarsi in un modo efficace magari si limita a venire a queste conferenze con... no, stavo, stavo scherzando questo non lo dovevo dire no, ovviamente, ovviamente una buona rivoluzione deve prevedere un periodo di, di... no, no no, non voglio no, non voglio. no no, io, io voglio dire che in Italia il tallone d'Achille di questo sistema è che le banche non seguono le regole contabili IAS, IFRS, che sono quelle che loro giurano di seguire quando fanno l'assemblea annuale degli, degli azionisti. Loro giurano di seguire queste regole, non le seguono. Eh, le società di revisione, che sono quattro, sono una più corrotta dell'altra, KPMG, eh, Ernst Young, Pricewaterhouse. E Deloitte, e Deloitte. Quindi perché sono corrotte? Ma semplicemente sono corrotte per forza, perché l'avete visto nel film Big Short, come si chiama quello che è uscito, no? che quando quello è andato a dirgli, ma tu, eh, non so se era, dove, era andato da una società di rating a dire, ma perché avete dato il rating a, 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 ai bond spazzatura? E diceva, perché sennò il nostro cliente andava dall'altra società di rating e glielo davano loro. è cioè, così funziona, cioè, queste società di revisione, queste quattro società, sono pagate dalle, dalle, dagli stessi, o, eh, dagli, dalle stesse società che loro devono controllare, hai capito? Cioè, eh, questo è un conflitto di interessi, eh, è pazzesco. Se, se, se tu mi paghi per, per, far, per controllarti, io è chiaro che avrò un conflitto di interessi. No, invece ci vogliono degli organi terzi indipendenti, cioè de, degli organi che non abbiano un interesse diretto di essere pagati da, que, da quello che deve essere controllato. Que, questo, eh, questa è la cosa importante. Cioè il conflitto di interessi e quindi la governance eh, del sistema finanziario bancario è completamente viziata da. Eh, tantissimi conflitti di interessi in Italia chi è il governatore? Il gover chi è il governatore d'Italia? non mica Renzi, è Visco, è il governatore della Banca d'Italia che è il vero governatore e, e quindi la Banca d'Italia all'interno della BCE è la, cioè, la sovrana della, della, del, del, del reparto Italia della colonia Italia rispetto all'Unione Europea e il, il vero sovrano in questo caso dell'Europa è Mario Draghi, cioè l'imperatore ultimo e, chi è il, e i pagatori di ultima istanza non sono le banche centrali ma sono i cittadini perché ora per esempio se vedete questa legge sul bail-in la scelta è o paga il popolo o paga il popolo praticamente cioè, cioè eh, la scelta è o scopare dentro, no? come diceva Mario Monti: ha detto cosa vuol dire bail-in? Scopare dentro, bail-out è scopare fuori, meglio scopare dentro. Vabbè, e quindi, questo, questo Mario Monti, che fra l'altro era uno, è uno che nei suoi libri insegnava la riserva frazionaria che abbiamo visto che era un modello assurdo nel 1970, e la, eh, non è che è stato preso e riformato, bocciato, ma è stato anzi ora il presidente onorario della Bocconi. Quindi, voglio dire, se, 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 No, ma a parte che quelle che ha fatto erano, erano menzogniere. Le pubblicazioni che ha fatto non raccontavano giusta la creazione di denaro. Quindi, cosa voglio dire? Dire che è molto importante che noi sfruttiamo questo eh, buco nero tecnico della contabilità per fare in modo che, mettendo la creazione, la quantità di denaro che crea veramente l'unico numero che manca nel bilancio, 840 pagine, bilancio Unicredit, non c'è scritto l'unica cosa che fa, cioè crea denaro. No, è quanto ne ha creato? Non c'è. C'è scritto quanti dipendenti ha, quante filiali, quanti, tutto fuorché la cosa più importante, in quello cioè. Quanto denaro ha fatto, come se una pizzeria dice sì, ti dico, però sai, non ti posso dire quante pizze ho fatto, ma allora come fai a fare la contabilità? Se, una, se sei una pizzeria e fai le pizze, mi devi dire almeno quante pizze hai fatto. E così una banca, almeno minimo, la cosa più importante è quanto denaro hai creato. E sulla base di questo può essere resa responsabile sia da un punto di vista fiscale nei confronti della collettività, ma anche poi da un punto di vista ehm, di responsabilità nei confronti della, della collettività. Oggi il cartello bancario, come diceva eh, Carol Quigley, che era il professore di scienze politiche di Bill Clinton alla Georgetown University, il sistema, eh, già lo diceva nel 1966, era stato pensato per eh, riprodurre un sistema di potere di tipo feudale eh, dove sostanzialmente le banche centrali eh, sotto il cartello della Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea ecco la responsabilità che avete voi la vera responsabilità è di ospitare la Spectre a Basilea <ride> sostanzialmente perché proprio lì la Spectre Aspecto di James Bond viene proprio dal tavolo che c'è a Basilea, della Banca dei regolamenti internazionali, che è già regolamenti, no? i regolamenti di conti, no? I regolamenti di conti, ecco, esatto, i regolamenti dei conti. E attraverso riunioni periodiche svolte in segreto, i banchieri delle banche centrali prendere decisioni che avrebbero ehm, condizionato le scelte dei governi. C'è proprio scritto così, questo testo si chiama Tragedy and Hope è un testo del 1966, si trova gratis su internet, 1050 pagine, le uniche pagine che contano sono due, che parlano della BIS, basta andare a vedere eh, Bank of International Settlement, che sono le più importanti. Cioè c'è proprio un disegno, dice, nel 1966, di creare un sistema feudale che scavalcasse il potere dei governi, avesse il suo apice nella banca dei regolamenti internazionali, e così condizionasse le scelte dei governi. Quindi voglio dire... Questo non lo dice un complottista, lo dice i professori di scienze politiche del presidente, e l'ex presidente degli Stati Uniti, nella Georgetown University, che è notoriamente l'università della CIA. Cioè tutti, gli, tutti quelli della CIA vanno lì, infatti Bill Clinton e sua moglie erano due agenti della CIA, si sa, penso che lo sapevate già. insomma Era, era, un, era una situazione, non voglio entrare a parlare di Bill Clinton, ma comunque, anche perché ce la ritroviamo fra i piedi, era sua moglie. Hillary, sì, ecco. <ride> No, vabbè, Hillary, eh, eh, meno male che ha rivelato, noi, noi diciamo complottisti monetari dicevamo già nel 2011 che la guerra contro la Libia voleva, eh, veniva, eh, doveva essere fatta perché... Eh, Gheddafi minacciava di realizzare una moneta africana che fosse indipendente dalla, dalle politiche occidentali, il famoso dinaro d'oro, eccetera. E poi è stata la Hillary Clinton che in una sua email che è stata pubblicata recentemente ha detto sì, in effetti bisogna aiutare la Francia a mantenere il suo potere imperiale e coloniale perché eh, la scelta di Gheddafi di creare questa moneta avrebbe messo in crisi il sistema basato sul CFA, che è il franco eh, africano, che è gestito da banche francesi. Cioè, le banche francesi in 14 stati eh, obbligano 14 stati africani a usare questa moneta francese e quindi eh, con l'imposizione di questo sistema eh, di sfruttamento bancario, mh, che deriva proprio dal fatto che queste banche occultano gli utili reali che hanno e quindi eh, succhiano eh, le, le risorse di questi paesi. Cioè, finché ci sarà questo sistema in questi 14 stati in Africa, le, non usciranno mai dalla povertà. Qualsiasi cosa può essere fatto cioè non, eh, finché non usciranno. E tutti i leader africani che hanno cercato di emettere moneta, voi pensate, tutti sanno ormai che nel 1963 Kennedy è stato assassinato perché aveva eh, cercato di fare una moneta di Stato cioè le United States Notes invece delle Federal Reserve Notes. Ma pochi sa, sanno che uh, uno che si chiamava Olympus Silvanus, cioè il primo, il primo presidente del Togo indipendente in Africa, eh, è stato ucciso sempre nel 63 il 13 gennaio cioè il, eh, dieci mesi prima di Kennedy è stato ammazzato uno che in Africa ha cominciato a emettere moneta del togolese del Togo dopo tre giorni che hanno cominciato a stare l'hanno ammazzato e vabbè poi sappiamo anche di Aldo Moro e eh, lì ce ne sarebbe da dire cioè ce ne sarebbe da dire perché è una storia abbastanza lunga, comunque anche lì c'era un fatto di emissione di, di, di moneta di Stato, cioè le, le, le famose 500 lire che erano biglietti di Stato a corso legale e soprattutto anche c'era il fatto che Moro non, non, non voleva assolutamente entrare nel, nello SME, che è il, monetario, il sistema monetario europeo da cui poi nacque l'euro quindi andava eliminato per fare in modo che nel 79 l'Italia fosse collegata con questo sistema. C'è sempre una ragione monetaria, alla fine, dietro ai eh, grandi avvenimenti storici, e alla fine si riduce così, eh, le guerre mh, sono finanziate e chi finanzia le guerre può decidere chi vince, e anche perché farle, no? E chi è che le finanzia? Inizialmente sempre sono le banche. Quindi, mh, per... Posso e dire? Lo farà Daniele, ah, va bene, lo farà lui. Okay. Niente, allora voglio solo concludere che noi siamo molto concentrati su questa cosa contabile, perché questo discorso si può obiettare realmente. Si può eh, chiedere ancora, non ho trovato un deputato, un parlamentare di nessun partito che in Italia abbia fatto una interrogazione su queste gravi violazioni dei principi contabili internazionali. A parte Sibiglia che ne ha accennato in occasione della firma del trattato italo-svizzero per la questione delle, delle tasse, no? cioè, eh, ha fatto un intervento video, ma non riguardava esattamente un'interrogazione sul perché lo Stato permette alle banche di violare i principi contabili, perché questo diventa, è una forma indiretta di aiuti di Stato, cioè permettere che le banche vadano la dichiarazione dei profitti che va contro... Ha ah, le famose regole assurde, diciamo assurde, che comunque che, che ci sono nella, comuni, nelle, nella Commissione europea. Quindi eh, se tu vuoi proibire gli aiuti di Stato, questa è un'emorragia di aiuti di Stato che ogni anno siamo costretti a fare perché ancora questa questione non è stata chiarita. Quindi noi stiamo andando avanti su questa strada. Ecco. Potete fare domande? Sì, sì. No, no, c'è ancora un, terra terra un altro relatore. Ah, che... ah. eh. Grazie mille a Marco. Adesso eh, ci sarà un relatore via Skype, Daniele Pace, è un ricercatore monetario. Lui interviene da Londra e è l'autore del libro La moneta dell'utopia e di altri libri che potete trovare online e parlerà appunto del di un esperimento e delle teorie del professor Auriti, che è stato uno dei primi eh, in Italia a parlare di eh, una riforma monetaria. Allora, Eniele, buonasera a tutti, credo che sia stato detto un po' tutto l'essenziale dei tre relatori che mi hanno preceduto, anche se ci sono. Eh, alcune differenze nell'analisi contabile, però la sostanza non cambia. Sappiamo che le banche creano moneta dal nulla e abbiamo anche capito quali sono i problemi derivanti per la società eh, da questo sistema monetario e quale potrebbe essere poi una, una società diversa e sicuramente migliore, perché una cosa sappiamo di certo che questo è il peggior sistema che possa essere usato in, questo, in questa società e che sta portando al peggior modello economico eh, con tutte le sue distorsioni ambientali, sociali, eh, di immigrazione, eh, eccetera, eccetera. Eh, molto importante credo che questa iniziativa sia partita dalla Svizzera così come c'è un'iniziativa analoga. In, in Inghilterra e una proposta simile in, in Islanda, eh, da sottolineare tutti i paesi senza l'euro. Eh, in un periodo oggi noi eh, il dibattito che sentiamo anche sui mass media è quello di euro sì, euro no, eh, però se andiamo a guardare i tre paesi che hanno fatto delle proposte e sono riusciti a portare a livello istituzionale il problema ehm, sono tutti senza euro e soprattutto non hanno portato il problema dell'euro, ma hanno portato un altro tipo di problema, appunto quello della creazione monetaria, monetaria da parte delle banche. Allora c'è l'iniziativa del positive money in Inghilterra che è abbastanza simile, anche se prevede eh, un prestito della banca centrale alle banche commerciali e soltanto ultimamente è stata avanzata una proposta di eh, quantitative easing dato direttamente ai cittadini che in realtà per l'Italia è una proposta vecchia di 30 anni e poi lo vedremo e eh, c'è quest'altra proposta in Svizzera c'è quella islandese eh, tutte improntate sul, sul medesimo problema eh, Qual è il discorso? Eh, qui in Inghilterra c'è stato un dibattito parlamentare di addirittura due ore e quindici minuti per quel che riguarda l'iniziativa di Pose dei Mani. Però eh, manca un qualcosa, manca un fondamento, manca un fondamento ideologico, sociale e giuridico che è bene, eh, che è bene porre invece, che è poi il fondamento che fa eh, capo alla teoria auridiana che in Italia conosciamo da trent'anni. Nel dibattito parlamentare inglese si è un po' discusso, come si è discusso eh, precedentemente sull'iniziativa svizzera da parte dei due eh, relatori, ehm, se questa soluzione sia vantaggiosa, quali sono gli aspetti positivi e quali quelli negativi. La stessa cosa è successa un po' al, al Parlamento inglese. E il problema è dare un fondamento ideologico e giuridico però a queste iniziative. Perché? Perché il potere, eh, questo lo vediamo con salvo quasi tutte le settimane, già da eh, secoli sta dando un'ideologia attraverso questi economisti accademici a quelle che sono delle scelte scellerate. Noi abbiamo e possiamo dare un'ideologia invece a queste iniziative perché eh, se eh, oggi eh, siamo sul dibattito eh, nel senso di convenienza o sconvenienza di un modello, dobbiamo invece accertare che il modello proposto è in realtà quello eh, vincente, quello socialmente giusto e perché lo è. Partiamo eh, da un articolo pubblicato dal The Guardian a firma di Ben Dyson molti anni fa, credo nel 2011 ormai, in cui il titolo recitava Il denaro è stato privatizzato con l'inganno. Ora, questa è la chiave fondamentale per dare questa ideologia e questa base sociale e giuridica alla moneta che noi vogliamo andare a creare. Eh, forse nemmeno lo stesso Dyson ha compreso bene eh, il senso del suo titolo, io ci ho parlato personalmente. E si è un po' perso in quei discorsi che io gli ho fatto però in realtà eh, se noi parliamo di eh, moneta creata dalle banche soltanto prestata stiamo parlando di una moneta privata ed è per questo che Ben Dyson ha dato quel titolo all'articolo il denaro è stato privatizzato con l'inganno ora quando noi parliamo di eh, privatizzazione non siamo più nel campo economico ma siamo nel campo giuridico Essenzialmente perché privatizzare, l'atto di privatizzare è un atto che concerne la regolamentazione che spetta alla giurisprudenza e su questo non possiamo avere dubbi. Quindi da qui parte l'analisi del professor Auriti che sarebbe poi la conseguenza logica, dopo i primi passi fatti con l'iniziativa svizzera, l'iniziativa anche inglese, eccetera eccetera e sarebbe la conseguenza logica e poi anche il futuro della moneta perché una volta che avremo creato questa moneta intera poi dopo eh, ci aspettano altre domande e la prima è appunto perché possiamo giuridicamente affidare ad una banca centrale pubblica che crea il denaro e lo dia senza debito ai cittadini questo compito Essenzialmente perché eh, la maggior parte, ormai anche degli economisti classici, deve riconoscere da quando c'è un regime di fiat money che il denaro è una convenzione sociale. Nasce dall'accettazione dei cittadini, nasce perché i cittadini danno fiducia a quel denaro, anche se oggi lo Stato ce lo impone ehm, con la legge, essenzialmente per mascherare questa truffa della creazione da parte delle banche. Quindi noi abbiamo un denaro privato e la cosa concerne la giurisprudenza e noi dovremmo portare avanti una volta eh, creata questa moneta intera, portare avanti il dibattito sulla proprietà giuridica della moneta, a chi appartiene questo denaro che viene creato? Oggi nei fatti e non nelle leggi appartiene alle banche. Le banche hanno si sono ben guardate dal rispondere alle domande del professor Auriti a chi appartiene la moneta all'atto della creazione. Noi dovremo un giorno costringere le banche a rispondere a questa domanda ufficialmente a tutta l'opinione pubblica. Per il momento eh, non abbiamo nessun dibattito in questo senso perché chiaramente affidare la proprietà della moneta al popolo significherebbe... Eh, credo la chiusura delle banche, perché a questo punto non avrebbero nemmeno più senso inventarsi eh, dei numeri, un denaro dal nulla su un computer, questo lo può fare anche lo Stato, non c'è bisogno di una banca, forse aveva un senso quando il denaro era loro, quindi serviva un istituto che eh, insomma custodisse questo. Oggi non abbiamo più nemmeno la necessità con la tecnologia moderna di affidare a un istituto privato che può indirizzare dove vuole lui il denaro che è creato invece dalla collettività in un atto fiduciario, in un atto collettivo. Questa è la domanda successiva, quindi credo che l'iniziativa Moneta Intera, la proposta di far pagare le tasse sulla creazione monetaria alle banche sia soltanto il primo passo. Poi dopo dovremo eh, allargare questo discorso e riportare eh, l'economia a quello che è il suo posto naturale, ovvero al di sotto della società. Oggi purtroppo in questa ideologia che è stata creata dal, dal sistema bancario eh, potente, da parte eh, nel senso molto potente per quel che riguarda i finanziamenti alle accademie, e quindi può finanziare qualsiasi uh, economista per fargli dire qualsiasi cosa gli interessa a lui. In questa ideologia che è stata creata non c'è questo dibattito. Quindi uh, il discorso qual è? Oggi noi abbiamo un primo passo per battere questa ideologia, dobbiamo per forza iniziare a pensare alla moneta. In, in senso uh, sociale e, e, e filosofico, come poi d'altra parte veniva pensata prima che ci fosse il mercantilismo inglese, prima che ci fosse la banca centrale eh, inglese dal 1600 in poi. Oggi eh, la moneta e l'economia viene posta al di sopra della società in quanto viene posta come scienza, in realtà l'economia non è altro che una dottrina una disciplina, un insieme di correnti di pensiero. Questo è molto semplice eh, ehm, affermarlo semplicemente perché l'economia e la moneta sono delle fenomenologie sociali. Eh, senza la società non esisterebbero, nascono in seno ai comportamenti della società e quindi la giurisprudenza è la unica disciplina, dottrina, che può regolare i comportamenti sociali. Non si può lasciare all'economia questa ehm, arrogarsi il diritto di essere scienza, in quanto non può essere scienza naturale, ma deve essere necessariamente al servizio della, della società. Facendo eh, questo discorso allora possiamo ripensare la moneta come una fattispecie giuridica, attribuirne la proprietà a chi la crea realmente e oggi la crea l'accettazione sociale, e quindi eh, portare queste iniziative eh, una volta attuate ad un ulteriore stadio perché chiaramente ehm, sappiamo benissimo che questa situazione non può essere cambiata in un giorno, in un anno e in cinque anni stiamo combattendo un potere secolare che parte già dal medioevo se non prima e quindi abbiamo bisogno innanzitutto di eh, basi Uh, ideologiche e concetti sociali e poi abbiamo bisogno di tempo perché il cambiamento non può essere repentino queste questo potere bancario a tutti a tutti i mezzi per per distruggere la società in poco tempo. Uh, Sabba ricordava quello che è stato fatto per far dimettere Benedetto uh, XVI e uh, loro sono in grado di creare delle crisi finanziarie, lo fanno eh, ciclicamente e la prima risposta sarebbe appunto creare una eh, nuova crisi finanziaria per costringere il popolo a rinunciare a quello che è un suo diritto. Noi eh, possiamo iniziare a tassare la creazione monetaria, certamente sarebbe giusto, sarebbe equo riportare i denari nelle casse dello Stato, ma questo non basta, eh, soprattutto perché poi sarebbe anche una sorta di giustificazione al fatto che eh, oggettivamente le banche oggi detengano la proprietà del denaro. Questo sarebbe soltanto il primo passo per tentare di equilibrare quella che sarebbe probabilmente la reazione delle banche di fronte a una tassazione sul capitale creato. Poi necessariamente noi dovremmo arrivare alle fasi successive, che possono essere esclusivamente giuridiche, per togliere definitivamente e senza nessun se e nessun ma il potere di creare il denaro da parte di questi signori che non hanno, ripeto, più ragione di esistere con la tecnologia moderna e con il denaro Fiat fiduciario. Quindi, il discorso è, è molto semplice, io ho provato um, a, a parlarne con Dyson, e, um, ho provato a parlarne anche con um, chi ha proposto in uh, Islanda um, una riforma simile a quella uh, proposta da, 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 dalla Svizzera e dagli inglesi. Uh, purtroppo um, qui c'è un, una sorta di... Uh, diciamo resistenza intellettuale semplicemente perché quell'ideologia che è stata creata a partire dal Seicento, dal mercantilismo inglese ancora resiste, ancora è ben, è ben radicata anche in molti ricercatori tra virgolette eretici che comunque sia sono dalla nostra parte per il semplice motivo che viene radicata già da quando siamo piccoli quindi abbiamo anche delle difficoltà noi a pensare alla moneta non a eh, una fattispecie economica ma a una fattispecie giuridica ehm, lo sforzo necessario è sicuramente molto ampio lungo ehm, temporalmente ci vorrà molto tempo ma queste sono eh, le basi su cui dopo noi dovremmo eh, ragionare per riuscire a creare un sistema eh, diverso, eh, ma soprattutto che sia eh, eterno, un sistema giusto ed equo che sia eterno, perché eh, vorrei ricordare che eh, la moneta, il, il modo di emettere moneta è cambiato moltissime volte nei secoli. Eh, C'era stata in passato, in antichità, una ideologia, una filosofia su quella che doveva essere la moneta purtroppo è stata persa e soltanto il professor Auriti è riuscito a recuperarla in un certo modo, anzi a completarla, quindi ha ampliato anche il discorso. Noi oggi ci troviamo per il momento in una situazione in cui la popolazione è molto allarmata ma anche molto disinformata, ci sono tantissimi movimenti. Uh, soprattutto quelli no euro che portano avanti delle teorie, insomma, uh, con uh, delle fondamenta molto fragili e soprattutto con delle soluzioni molto fragili che non risolvono il problema. Portare avanti queste iniziative è fondamentale, riportare la moneta almeno nella creazione della banca centrale è fondamentale, ma poi dovremo uh, forzatamente iniziare a pensare alla moneta come a una infatti specie diversa da quella con cui la pensiamo oggi. Eh, grazie Daniele, eh, anche perché credo che sia stato molto bravo nel contenere i tempi in quello che avevi promesso. Volevo chiarire con chi ci segue in rete e anche con chi ci segue in sala, mi, mi faccio anche vedere, Ecco, prima Daniele ha detto, eh, come diciamo ogni settimana con Salvo, per chi non lo sa, Daniele Pace conduce una rubrica ogni lunedì alle 19 su Salvo 5.0 che si intitola Cos'è il denaro? Ecco, e parla proprio di queste cose e siamo arrivati alla 45esima puntata se non, se non ricordo male. Eh, bene, poi ci sono anche altre rubriche, ce n'è un'altra venerdì fatta dall'avvocato Davide Storelli che si intitola invece Il valore della moneta e anche lui parla di questi temi. E poi vabbè, Marco Saba è stato ospite di Salvo 5.0 credo una ventina di volte, anche se non con una rubrica fissa perché lui è sempre in giro per il mondo, però insomma molto spesso, soprattutto quando ha avuto qualcosa di particolarmente importante da dire, insomma eh, abbiamo fatto dei collegamenti. Ehm, cosa c'è adesso in programma? Direi di iniziare il dibattito, poi c'è ancora un videomessaggio di Andrea degli Innocenti che ci spiegherà brevemente la riforma monetaria in Islanda e anche qualche soluzione più spiccia per poter fare qualcosa fin da subito. Perché lui è il, il co-direttore del progetto editoriale Italia che Cambia, che si occupa di andare a cercare in Italia le realtà alternative che stanno già facendo qualcosa per eh, creare una nuova società più giusta.